Ciao amici, guarda qui che roba. Ecco, fa un bello anche solo da vedere, ma fa un buono da mangiare. Ah, chissà, Cos'è? casualmente ho una forchetta, quindi tortelli di pollo abbiamo detto, Sì, no? tortelli di pollo. Lo sapevo, sono buoni. Vediamo come si fa. Allora, avanti, facciamo un ripieno. Ripieno? È semplice, semplice, come dice il nostro amico Renatone. Vediamo se è davvero così. Vediamo, Allora, vediamo. macinato di pollo. Pollo, pollo, Poveretta me. Uovo, le dosi come sempre sul sito www.usb-bologna.it, sezione ricette. Ecco, bisogno? parmigiano, beh, il tuo supporto psicologico mi mancherebbe da morire. Allora, comincia a mescolare, guarda, Giro, facciamo così, va bene. giro, Pensavo di giro, fare solo la sigla, andar via, giro. invece Ce ho ne rimediato un conta. lavoretto. Metto, guardate che metto il sale. Non state scrigni, non state scarsi, mettete quello che serve perché questo ripieno non tocca più né il brodo né l'acqua, dato che va chiuso dentro la sfoglia. Deve avere il suo carattere, altrimenti dopo non sa di niente la roba. Quindi metto anche la noce moscata. Aspetta che vengo lì da te. Non l'ho mica fatta io la sfoglia, però. Oh, santa È liberata. meglio che la vada a fare, giusto? Sarà meglio di sì. Dai, Vediamo là. un po' di pepe appena macinato, è meglio poco macinato fresco che tanta roba che non serve a niente. Ecco qua. Lo giri perché mia figlia ha girato, ma con poca energia mi sembra, eh? Vedi di avere un impasto unico. Guarda che deve essere così, morbidino, perché si cuocerà per calore, ma no, senza toccare acqua, senza toccare olio, senza toccare niente, quindi rimarrà dentro questo tutto il sughetto che il pollo tira fuori. E questa è la leccornia, eh? Bella pancetta in fuori, poi pettiniamo e sull'indice. Ma che carini tutti insieme, sembrano dei fiori, fiori di primavera. Che carini. Voi lo sapete, eh? Qua oggi in questa ricetta c'è tutto il meglio, almeno per me, la forma dei tortellini che sono i miei più preferiti di tutto il mondo. Un ripieno squisitissimo che ha fatto la mia mamma per voi. Tanti bei colori, c'è anche il sole, beh, cosa vogliamo di più? Tac! Eccoli qua. Oh, questi mica sbianchiteli, eh? Fatti e mangiati, semmai un po' asciutti, ma non faccio in tempo a farli, vedete, traspisi subito. Vieni a prenderli e li cuoce. La roba vuol fate mangiata che sia bella fresca, si chiama pasta fresca perché deve essere fresca. Ecco, fresca, non fredda, ghiacciata, mi sono spiegata, vero? Ecco, andiamo a cuocere, andiamo a cuocere. Guarda che belli, fa anche peccato cuocerli. Guarda che sono venuti a galla, bastano perché sono appena fatti, sono freschi freschi. Guarda che belli che sono. E li condisci direttamente nella terrina, eh. Non ti sognare di fare tiro, non tiro, la sfoglia si lavora così. Io ho già messo un bel balocco di burro a temperatura ambiente, chiaramente sapendo, a parte che io ce l'ho sempre, però. Sapete cosa non vi ho detto? Mi sovviene adesso. Gli impasti chiaramente sono l'impasto verde, l'impasto giallo e l'impasto rosso, quelli che avete sul sito, eh. Che poi questo ripieno si poteva usare anche con la gialla, ma lo sapete che sono un po' matta, mi è piaciuto di farli tutti colorati. È caduto, Scappato? è scappato. Penso io. Eccolo, guarda. Poi se vuoi mettere anche un po' di salvia lo potresti anche fare. Se no anche solo burro e burro e appena appena un velo di parmigiano. Se lo giri un po' lo mantechi, non fa male. C'è il Disney, molto buono. Meno male. Oh già. Ah, sai, prima o poi succederà che non vadano bene, non è oggi. Io assaggio per quello, per garantirvi sempre la qualità. Alla prossima! Ciao! Ciao!